oggi ho un aiutante d'eccezione, la mia ultima gattina, la più piccola dei sei che ho. Qui invece andiamo a fare il sapone con la tecnica delle bottiglie. Trovate vari tutorial in internet dove faranno vedere che mettendo la bottiglia così capovolta si andrà a collare il sapone e formerà un fiore. Io ho voluto fare una cosa un po' diversa. Utilizzo uno stampo rettangolare che conterrà circa 7 etti di oli saponificati e metto 3 bottiglie per fare appunto 3 fiori in sequenza. I colori che andrò a utilizzare sono questi: giallo, arancio, fucsia, un bel verde mela e un turchese, un azzurro blu. Queste sono già le mie caraffette pronte. Ora preparo l'impasto e noi ci vediamo per la colata. Eccoci qua, ho preparato i colori e ora andiamo a versare. Colerò pian pianino un colore alla volta, partendo dai turchesi e verdi per simulare ai lati il cielo e l'erba, il verde della pianta. Perciò comincio con un po' di blu. L'ho tenuto semifluido. Ecco, ora un po' di verde. Di queste due tonalità ne ho fatto meno perché ci tenevo di più ad avere il colore del fiore più in grande. Ecco, su queste le vado ad alternare. Terrò solo un po' di verde per dividere i colori poi del fiore. Le bottiglie le avevo tagliate circa a metà altezza, che era quella che mi sembrava migliore per l'effetto che volevo proporvi. Vedete, si sta già dividendo a fiore e ora parto con fucsia. La colata è più o meno a occhio in base a quanto grande volete lo spessore del disegno che si formerà. Arancio, giallo, questo sta già addensando, probabilmente l'amica addensa un pochino in questa tonalità. Ancora del fucsia, cominciano a galleggiare un po' le bottiglie, le vado a ripremere giù. Oh, mettiamo un goccio di verde. E lo finisco su questo fiore. Ricomincio con l'arancio. Giallo. Sì, questa tonalità mi ha ispessito parecchio il sapone. Fucsia. Una volta terminato di colare,
Si può anche lavorarle con uno stecchino e formare dei disegni, però non è quello che volevo ottenere io questa volta. Prendiamo la palettina. E ho recuperato. Ora stacco. Vado a metterle all'interno della caraffa. Ho avanzato qualche colore che come al solito farò altre saponette. Questa lo scuoto un attimino in modo che coli bene anche ai lati. Ecco fatto. E si sono formati tre fiori. Mi ricordo un po' gli anni 60, però è molto carino come effetto. Poi al taglio non si rivedranno dritti perché appunto verrà diviso a metà e diviso in altre quattro sezioni. Però in questo momento è già bello così, sembra un quadro. Ora lo vado a coprire leggermente, scusate perché ho anche un po' di mal di gola, lo copro leggermente e ve lo rifaccio vedere per il taglio. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Vi ricordo tra l'altro che questo tipo di tecnica, ne trovate tanti video in internet, non è una mia creazione, però era bella e ci tenevo a presentarvela. Vi saluto, ciao ciao!